nostro territorio, ci troviamo a Gragnano, nel cuore proprio del mulino Lo Monaco. E chi meglio del nostro presidente Giuseppe Di Massa ci racconterà questa ennesima iniziativa, anche se siamo in fase di ultimazione, di questo ennesimo successo. Il restauro è ancora in corso, stiamo completando il sistema di adduzione dell'acqua e poi metteremo le macine, eccetera. Quindi ci vorrà ancora, penso, qualche mese. Per la primavera prossima ci auguriamo di essere operativi, e abbiamo già ricevuto decine di visite scolastiche e di turisti. Quindi siamo particolarmente orgogliosi, grazie ai tanti volontari che lavorano il sabato pomeriggio. Questo mulino, passando con la macchina, si vede, a me dà l'impressione quasi come se fosse un rudere di un castello scozzese, poi che incontri lungo la strada. E infatti è bello come un castello, quello che vedete la torre esternamente in realtà è il pozzo fuori terra dove si accumulava l'acqua che poi serviva per far girare le ruote orizzontali del mulino. Quest'acqua arrivava da un acquedotto che andava a prendere l'acqua direttamente nelle sorgenti, perché il torrente era a carattere, non sempre c'era acqua, e quindi si costruì questo acquedotto con un ingegnoso sistema a cascata, nel senso che l'acqua che alimentava il primo mulino veniva recuperata dopo aver messo in moto le ruote e passava al secondo mulino di quota. Quindi sfruttando la pendenza della valle si riusciva ad alimentare con la stessa acqua quasi tutti i mulini. Erano una quarantina su una doppia linea. Oltre alla Valle dei Mulini c'è la Valle dell'Imbuto, circa 300 metri più in alto, parallela a questa. I mulini di Gragnano lavoravano tutti nello stesso modo, quindi il pozzo, la ruota orizzontale, le macine, che erano due tipi, quella di calcare in pietra calcarea per macinare il grano tenero che serviva per la panificazione, e in pietra vesuviana per macinare il grano duro che serviva per fare la pasta. Quindi Gragnano è stato fino al 600 inoltrato, fino ai primi 50 anni del 700, tra i principali fornitori di farina per i forni del pane di Napoli. Poi con l'aumento del numero dei pastifici c'è stata una riconversione con queste macine vesuviane e si è prodotta la semola per fare la pasta. Oltre al molinaro Antonio c'era il fratello minore Pasquale che faceva il maccaronaro. In questo mulino, che è probabilmente il più importante per la storia di Gragnano, vediamo quasi come da una costola dell'attività molitoria esce l'attività pastaia. Guardando un po' all'esterno, vediamo una pedana intitolata al nostro caro amico Biagio Galizia. Biagio Galizia e al suocero. In realtà abbiamo avuto questo gesto generoso da parte di Biagio poco prima che ci lasciasse, perché voleva lasciare un segno, e noi abbiamo pensato che la cosa migliore era dare la possibilità a tutte le associazioni di Gragnano, dove manca in realtà un posto, manca un teatro, manca uno spazio all'aperto, è a disposizione di tutti. L'amministrazione comunale ha preso anche delle iniziative con un bel progetto per restaurarne altri 5. Immaginiamoci quindi questa valle come un grande parco, un ecomuseo industriale all'aperto, perché rappresenta la nostra storia. Per noi ce l'abbiamo nel sangue la pasta, ce l'abbiamo nel sangue la Valle dei Mulini, e quindi la nostra storia è fondamentale
che le nostre origini vengano valorizzate. La pasta di Gragnano ha ottenuto l'IGP, l'unica in Europa, grazie alla sua acqua eccezionale, e quindi l'acqua sta facendo il suo lavoro da mille anni, ci sta dando da vivere. Noi abbiamo il dovere di salvaguardarla nella sua purezza incredibile. Per la Gori questa è la migliore acqua delle sorgenti in campane, e noi alle tante scuole che vengono, tanti studenti, spieghiamo la necessità che la risorsa acqua venga valorizzata. Io domani inaugureremo l'orto sociale, aperto alle associazioni, soprattutto ai ragazzi diversamente abili, e coltiveremo in questo orto sociale soprattutto le essenze aromatiche, le erbe officinalis, poi da distribuire, e quindi il nome di Gragnano andrà in giro, anche mettendo in risalto il fatto che questa terra è mista di agenti piroclastici del Vesuvio. Quindi abbiamo avuto nel corso dei millenni una concimazione naturale di cui ancora usufruiamo. Non dimentichiamo che nella nostra campagna si facevano fino a 5 raccolti consecutivi in un anno sulla stessa terra, e questa grande opportunità l'abbiamo poi saputa sfruttare con i nostri prodotti di eccellenza alimentare.